Buon primo pomeriggio, in realtà, bastone alla mano. Ebbene sì, sto lavando per terra perché ho aspirato, ho già pulito un po' casa e mi manca solo lavare i pavimenti con rigorosa acqua fredda per cercare di rinfrescare un po' l'ambiente. Poi laverò i piatti e poi ho finalmente finito. Ne sto approfittando che Fede si sta guardando un film preferito, Ale sta dormendo, io mi spiccio a pulire tutta la casa. Tra l'altro tra un'ora e mezza, un'oretta, insomma, arriveranno a trovarmi i miei genitori e voglio fare una cosa insieme a voi, quindi spero mi venga, in caso mi venga vi ho dato un'idea, diversamente un epic fail, pazienza, però ho visto un'idea su internet e voglio provarla anch'io, quindi dopo vi dirò di cosa si tratta. E niente, adesso mi vado a sbrigare a pulire i pavimenti. Volevo mostrarvi questi tre prodottini che ho preso l'altro giorno con la mia amica Alessia. Siamo andate da Universo Bimbo e ci siamo fatte un giro e appunto mi serviva un biberone un po' più grande perché quello che avevo proprio per gli inizi, per 0 mesi, quindi era troppo piccino, e ho trovato questo qua di questa marca Suavinex, di cui ho sentito anche ben parlare, insomma, fatemi sapere se avete notizie, ed è molto carino, lo apro, tanto lo devo poi mettere a sterilizzare. Il disegno è molto carino, mi piace un sacco, con questa paperetta, col fiocchettino, e Rose Toy, e ha il tappo fatto così, con i forellini qua per far passare l'aria, e ha il è molto molto morbido ed è anticolica, super morbido, proprio per imitare al meglio probabilmente il seno materno, però vi farò sapere come ci troviamo. E questo qua tiene 270 ml, invece l'altro che ho solo 150. Poi ho preso questa crema qui della Mustela, che è una crema lavante per viso, mi mancava un detergente viso per andarle a ammorbidire la pelle magari dopo il bagnetto, dopo averla lavata eccetera, e questo qui, a parte che aveva questo libro del bagnetto che adesso stacco e la farò poi giocare quando le faccio il bagnetto, anche perché riesce già ad afferrare le cose, quindi insomma si divertirà a giocare con le paginette. E questo qui è dedicato anche alla pelle atopica. Adesso non riesco a staccarlo, ci proverò dopo con due mani. E poi ho preso per Federico questo gel doccia di Star Wars, visto che lui va sempre a rubare quello di Ricky, che è nero come questo, però da uomo. L'ho visto questo da bambino di Star Wars e gliel'ho preso, così si sente grande, insomma. Adesso apro questo e vi dico nel dettaglio la descrizione. Non vi dico la fatica, ma ce l'ho fatta. Allora, vedete, questo è proprio un libricino con proprio una mini storia, molto squiscioso, morbidoso. Dopo andrò a pulirlo bene perché ha lasciato in certi punti un briciolino di colla, quindi vado a pulirlo bene con lo sgrassatore e lo laverò bene. E questa crema qui lavante è, adesso ve lo dico finalmente, pelle a tendenza atopica, selatopia, crema detergente, suo olio prezioso, bla bla bla, relipida e lenisce la pelle a tendenza topica del tuo bambino, detergi viso e corpo massaggiando fino a ottenere una morbida schiuma, asciuga delicatamente senza strofinare. Quindi lo proverò, anche perché lei da neonata aveva proprio i brufoletti, quelli dovuti ai miei ormoni, quindi ne ha sofferto tantissimo di pelle, diciamo, tendente atopica, e adesso ogni tanto gli viene qualche brufolino del sudore, quindi comunque l'aiuta a risistemare tutto, e ogni tanto lo proveremo insieme. Insomma, molto carina anche la confezione. E ora vado a finire di lavare i piatti. Allora ragazze, momento clou, nel senso, sto provando a fare la crema di caffè. Ho visto una ricetta super super semplice con pochissimi ingredienti, quindi se li avete in casa lo potete fare anche voi. Vi serviranno come metro di misura dei bicchieri, potete utilizzare anche quelli di plastica, io sto utilizzando i miei giusto per non comprarli apposta.
E poi vi servirà un bel bicchierone d'acqua fredda. È importantissimo che sia fredda per la buona riuscita della ricettina. Poi zucchero, io non l'ho voluto riempire tutto, in caso aggiungerò un po' di zucchero se sentirò che non mi piace, insomma, se è ancora amaro. Però vi consiglio di iniziare da metà tazza, un poco più, e poi siete sempre tempo ad aggiungerne. E poi vi servirà il caffè solubile. Io ho utilizzato questo qui che ho trovato, ho preso quello che costava meno, insomma, senza andare a spendere tanti soldi. Caffè solubile l'ho preso dal PAM, ma lo trovate dappertutto. Vi sconsiglio magari di prendere proprio il Nescafè perché è il più caro che c'è in commercio, quindi non è più, insomma, super economica come ricetta. E vi servirà appunto caffè solubile anche qui come metro di misura, sempre la tazza. Ecco, quindi ora vado a versare tutto in questo contenitore qua e poi vado a mischiare tutto con le fruste. Ragazze, questo è il risultato. Non vi dico il pasticcio che ho combinato perché ho spruzzato di caffè tutta la cucina, adesso andrò a pulirla. Non andrò a mettere nei bicchieri e in freezer, visto che tra poco arrivano e vi dirò poi da freddo com'è, insomma. O devi fargli fare il mezzo giro? Mezzo giro. Tira un po', non viene? Fede, il telecomando ce l'hai tu? Sì, sì. E così poi proviamo quando ha finito. Federico, e anche a te, poi questa è anche la tua cameretta. Eh? Il sistema solare con i pianeti. Che bello! I pianeti che girano, guarda che bello, intorno al sole. Sono ancora viva. Oggi è il giorno dopo, perdonate il mega salto temporale, ma ormai lo sapete, non mi sto neanche più a giustificare, sapete già che sono una pasticciona. E, giornatona oggi perché Alessandra aveva la pediatra, il controllo della pediatra, perché per vedere un po' il peso, capire un po' se è il momento di svezzamento o no. Un attimo solo. Oi! Ah, ti apro! Ti apro. Allora, appena entri, sì, il passeggino non lo puoi lasciare. Io ti consiglio, stacca il lovetto, lo porti su, tanto ci sono io, poi ti prendi se ti conviene. Ti apro. Aperto.
Ok, avrete capito che viene la mia amica, quella di cui vi ho parlato, Alessia. Abbiamo praticamente partorito insieme, la mia compagna di stanza dell'ospedale. E viene qui con Pietro e ci teneva tanto a offrirmi una pizza, a passare una serata insieme, quindi sono felicissima. E quindi niente, ho pensato di fare qualche pezzettino di vlog e insomma per concludere quello che avevo fatto ieri, che perdonatemi, poi non ho più fatto un cavolo. E niente, bando alle ciance, vi passerete la serata con noi, vi mangerete la pizza con noi. Operazioni da mamma. Cosa l'attende? Fai ciao! Eccola lì! Dov'è l'ospitino? Oh, vedo un ospite che tiene la sdraietta! Cucù. Ciao Pietro! La lingua! Qua c'è la mamma di Pietro! Ciao! Ciao a tutti, ormai sei famosa! E anche tu sei famoso! E Ale, oggi abbiamo ospiti! Ospiti! Ciao amore! C'è un piccolo Pietro! Un piccolo Pietro appeso alla tua sdraietta! Oh, che ti fa la linguetta! Se arrivate! Io ho preso la kebab, senza piccante e senza cipolle, qua abbiamo la romana con... Fontina e wurstel! Fontina e wurstel! Qua ci abbiamo... Io metti che si stanno Pietro sta per arrivare qua a mangiarsi la pizza e via. Allora ragazze, momento struccaggio, così appunto vi saluto e vi do anche la buonanotte. Però ho detto che mi devo struccare, ne approfitto per salutare le tesorine. Scusate l'inquadratura un po' così, ma vi appoggiate qui vicino allo specchio giusto per struccarmi veloce e mentre Ricky con la bimba, e poi ci fiondiamo a nanna perché siamo veramente cotti. Oggi è stata una giornatona, anche perché oggi sono andata dalla pediatra. Abbiamo fatto, come vi accennavo prima, un po' in velocità il secondo controllo. Mi ha fatto praticamente, mi ha vista settimana scorsa e questa settimana per vedere quanto prendeva di peso, cambiando un po' le dosi della giunta. Quindi insomma ho fatto veramente delle corse incredibili, anche perché, per farvi capire, sono uscita di casa alle 2.35 e dovevo essere lì alle 2.50, quindi non so come ho fatto a farcela, ma ce l'ho fatta e sono appunto contenta anche di aver passato un bel pomeriggio / serata, perché ci siamo viste sia il pomeriggio, siamo andate da Tigotà, ci siamo viste per un caffè, e poi siamo andate da Tigotà, che dovevo comprare urgentissimamente il sapone per i piatti. Cioè oggi non ho potuto praticamente lavare i piatti, ho lavato giusto le tazze stamattina dopo la colazione perché ho finito totalmente il detergente per il lavaggio dei piatti. Ero convintissima di averne uno di scorta, invece no, e quindi sono rimasta malissimo. E poi ho preso altri due o tre prodotti, tipo un detergente per i pavimenti, che non avevo mai visto, di Rio. Io solitamente compro spesso la linea Rio Boom Boom, quello azzurro, che vi ho fatto vedere mi pare nell'altro vlog. Però da Tigotà ho trovato quello l'aceto. Ho visto che io utilizzo tantissimo l'aceto per pulire il vetro della doccia, per pulire la cucina, togliere gli odori dal frigo eccetera eccetera, ho voluto provarlo, anche perché non è che vada pazza per l'odore dell'aceto, mi fa starnutire, mi dà proprio fastidio alle narici, e quindi boh, spero faccia un po' la stessa sorta di lavoro, con un profumo meno fastidioso, meno invasivo. E quindi insomma, anche perché puntualmente quando pulisco il frigo qualcosa con l'aceto, Ricky si lamenta e dice che non lo sopporta. E quindi insomma spero che questo prodottino mi lasci soddisfatta, quindi ovviamente vi farò sapere. Domani farò un altro vlog, quindi domani è il 1° agosto, inizia un nuovo mese, mi entusiasmo sempre quando cambia il mese, non so perché.
Però insomma si va avanti, veramente il tempo vola. Mi sembra ieri che Natale, che era il 7 marzo, siamo già ad agosto. Va bene, e niente, quindi domani ci vedremo con un nuovo vlog, vi farò vedere cosa abbiamo comprato da Tigotà, io e la mia amica. E niente, io vado a dormire, ragazze, sono sfatta, i miei capelli non hanno più un senso, ne perdo tantissimi, avrei bisogno di sistemarli, di andare a farmi un bel taglio, un bel colore, ma meglio non spendere, meglio tenersi i soldini per cose più importanti, tipo la bimba, tipo la casa, tipo ciò che serve. E così avrò una famiglia, anche sacrificarsi, mi comprerò una tinta e mi aggiusterò, magari una volta me la farò fare da mia mamma. Mamma, vieni a farmi la tinta, anche perché ho i capelli molto lunghi, quindi mi serve un aiuto. Niente ragazzi, io vi mando un bacione gigante, ci vediamo domani con un nuovo, nuovissimo vlog. Ciao!